Hare Krishna, buongiorno a tutti e grande auguri per buona Ram Navami, l'apparizione di Sri Ramachandra. Om Agyante Mirandasya Girajana Shalakaya Chakshurun Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhuttare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanditamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Pancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaitakadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharane, Nirvishesha Shunyavani Paschatade Satarane. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, oggi è uno dei giorni più speciali. È il giorno dell'apparizione di Sri Ramachandra, che è Krishna, nella forma di il leader, il guido, il re perfetto. Quando ai suoi tempi tutte le cittadine erano felici di vivere sotto la sua protezione, pagare le tasse, proprio felicemente pagava le tasse, perché era Krishna stesso, Dio la persona suprema, che era il loro re. Così a Ayodhya, nel luogo di apparizione di Sri Ramachandra, c'è oggi naturalmente c'è una grande, grande, grande festa. Io, non c'è tempo di preparare qualcosa per stamattina, ma leggo un verso molto famoso, un verso, siamo arrivati a questo verso, un verso discusso nella Chaitanya Charitamrita, in vari punti. È applicabile a tutti. E stasera faremo la celebrazione, la festa per Sri Ramachandra alle ore 19. Siete tutti invitati, non solo invitati, incoraggiati di venire perché, e di prenotare, di avvisarci perché dobbiamo cucinare. Non mancate perché avremo con noi Keshava Swami, un bravissimo, l'ho conosciuto ieri, è molto molto bravo. Ci racconta la vita di Sri Ramachandra e cosa vuol dire essere un leader ideale. Allora non mancate. Allora siamo verso 10, settimo capitolo, verso 10, primo canto. Sutuvacha atmaramascha munayo nirgranta apirukrame kurvantyahai tukim bhaktim itam bhutaguno hari Sutuvacha atmaramascha munayo nirgranta apirukrame kurvantyahai tukim bhaktim itam bhutaguno hari Sutuvacha Sutukoswami disse Atmaramaha, coloro che trovano la soddisfazione nell'Atma, l'anima. C'ha anche Munayaha, saggi, Nirgrantaha, liberi da ogni schiavitù, api sebbene,
Rukrame al grande eroe, Corvandi Fano, Ahetukim, puro, Bhaktim, servizio di devozione, Itam Bhuta, così meravigliose, Gunaha, qualità, Hari dal Signore. Cioè, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada. Questo è lungo, è molto filosofico, abbi pazienza, cerchiamo di concentrare. Suta Goswami disse, tutti gli Atmarama che traggono la soddisfazione dall'anima e soprattutto coloro che sono situati sulla via delle realizzazioni spirituali, pur essendo già liberi da ogni schiavitù della materia, provano il desiderio di servire la persona divina con una devozione pura. Il Signore infatti possiede qualità trascendentali capaci di affascinare tutti gli esseri, anche quelli liberati. Che dimostra che le passatempi e le attività del Signore sono completamente trascendentali, non sono materiali, che potrebbe assomigliare persone di questo mondo, ma non ha niente a che fare con l'energia materiale, così. Dimostrato dal fatto che le persone liberate, che non hanno nessun attaccamento materiale, desiderio materiale, sono attratti di ascoltare di Krishna e servire il Signore. Spiegazione. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha spiegato questo verso, detto l'Atmarama Shloka, molto brillantemente davanti al suo discepolo principale, Srila Sanatana Goswami. Egli prese in considerazione in questo shloka 11 elementi, sono le parole del verso. Atmarama, cha, munayaha, nirgranta, api, urukrama, kurvanti, ahaitukim, bhaktim, itim, bhutaguna e hari. Secondo il dizionario sanscrito Vishwa Prakash, il termine atma ha sette differenti significati. Il sanscrito è molto complesso. Solo una parola ha sette significati diversi. Uno, il Brahman o la verità assoluta. Due, il corpo. Tre, la mente. Quattro, lo sforzo. Cinque, la perseveranza. Sei, l'intelligenza. E sette, la natura proprio dell'essere. Il termine Munyaha può significare i pensatori, coloro che sono gravi e silenziosi, gli asceti, coloro che sono perseveranti, i mendicanti, i saggi e gli uomini santi. Il termine Nirgranta può significare chi è libero dall'ignoranza, chi non è legato alle leggi delle scritture, cioè chi non è tenuto a seguire le regole e i principi enunciati nelle varie parti delle scritture o Veda, che trattano dell'etica, della filosofia, della psicologia, della metafisica, eccetera. In altre parole, si tratta degli sciocchi e degli illetterati, dei bambini di strada, eccetera. Chi capitalizza i beni e chi è povero, tutti. Secondo il dizionario Shabdakosha, il prefisso nir può indicare la certezza, l'enumerazione, la costruzione e l'interdizione, mentre la parola granta comporta numerosi significati, tra cui quello di ricchezza, tesi e vocabolario. La parola Urukrama, facciamo presto perché come vedete è molto filosofico, la parola Urukrama designa colui che le cui attività sono gloriose. Krama significa passo e il termine Urukrama è usato in particolare per indicare l'avatar Vamana, ricordiamo che con tre passi ha coperto tutto l'universo. Avevo chiesto a Bali Maharaj, il re degli Asura, una benedizione. Ha chiesto: no, io voglio solo tre passi di terra. Era piccolino, invece si espande e prende tutto l'universo. E con due passi, e il terzo le mette sulla testa di Bali Maharaj, offre sulla testa. Che con due passi immensi copre l'universo intero. Sri Vishnu, il Signore è onnipotente e le sue attività sono infinitamente gloriose.
È lui che con la sua potenza interna ha creato il mondo spirituale e con la sua potenza esterna l'universo materiale. Nelle sue forme onnipervedenti è presente ovunque come verità assoluta, mentre nella sua forma personale egli rimane sempre nel suo regno assoluto a Goloka Vrindavan, dove manifesta i suoi divertimenti sublimi e infinitamente vari. Le sue azioni non possono essere paragonate a quelle di nessun altro. Perciò il termine Urukrama può veramente applicarsi a lui soltanto. Secondo le regole della formazione dei verbi sanscriti, Kurvanti significa servire gli altri. Questo verso sta dunque a indicare che gli Atmarama servono il Signore. Urukrama non per qualche motivo personale, ma soltanto per il suo piacere. I veri anime liberati servono Krishna per il suo piacere di Krishna, non il nostro piacere. Non è nessun interesse personale, ma solo di dare piacere al Signore. Il termine Hetu significa causa. Esistono numerose cause o fonti di soddisfazione per i sensi e si possono raggruppare tutte nelle grandi categorie del piacere materiale, dei poteri yoga e della liberazione. Questi sono i tre obiettivi più ambiti dagli uomini desiderosi di migliorare la loro esistenza. I piaceri materiali sono innumerevoli e i materialisti, poiché si trovano sotto l'influsso dell'energia illusoria, sono grandemente desiderosi di accrescerli sempre più. Non si può fare un elenco completo di tutti i piaceri materiali, né alcun essere in questo mondo potrebbe goderli tutti. I poteri yoga sono gli 8 poteri mistici, che vengono come risultato della pratica dello yoga mistico Ashtanga Yoga, come byproduct. Allora, dove sono? I poteri yoga sono 8: diventare infinitamente piccolo, vincere la legge della gravità, o volare, ottenere tutti gli oggetti dei propri desideri, dominare la natura materiale, soggiogare altri esseri, creare dei pianeti, diventare infinitamente grande e compiere ogni sorta di meraviglia. Tutti questi poteri sono descritti nello Srimad Bhagavatam, nell'undicesimo canto, capitolo quindicesimo. Infine, per quanto riguarda la liberazione, questa si presenta sotto 5 forme che leggiamo qua sotto, che se ne viene menzionato spesso nelle rivoluzioni e altri testi. Le 5 forme di liberazione sono Sayuja Mukti, liberazione impersonale, che consiste nel fondersi nel Brahma Jyoti. Vaishnava non accettano mai questa forma di liberazione, non ci interessa. 2. Salokya Mukti, quella che permette di vivere sullo stesso pianeta dal Signore. 3. Sarupya Mukti, quella che permette di avere le stesse sembianze del Signore. 4. Sarshti Mukti, quella che permette di godere della stessa opulenza del Signore. E 5. Samipya Mukti, quella che permette di vivere in compagnia del Signore. La devozione pura implica il servizio al Signore senza alcun desiderio di godere per sé dei benefici menzionati prima, né cose grossolane, materiale, carne, persone dei sensi, né poteri mistici. Non interessa un devoto, un vero devoto. E questo servizio puro che i devoti liberi da ogni aspirazione personale offrono a Sri Krishna può soddisfare pienamente il Signore Sovrano. Numerosi tappe segnano il progresso verso il servizio di devozione puro. A livello materiale, la pratica del servizio di devozione comporta 81 aspetti, ciascuno di qualità differenti. Poi, al di là di queste attività, c'è la pratica spirituale del servizio di devozione che è unica e detta Sadhana Bhakti. Questa pratica spirituale che parleremo sabato più in dettaglio. Infine, quando la pratica incontaminata della Sadhana Bhakti raggiunge lo stadio dell'amore puro per il Signore,
si cominciano a superare a una le nove progressive tappe del servizio d'amore, che corrispondono ai diversi sentimenti: attrazione, amore, affetto, emozione, affinità, attaccamento, abbandono, estasi e intensi sentimenti di separazione. L'attrazione di un devoto unito al Signore da una relazione neutra può svilupparsi fino allo stadio dell'amore spirituale, quello di un devoto attivo nel servizio al Signore fino allo stadio dell'attaccamento, e quello di un devoto legato al Signore da amicizia o da affetto parentale fino allo stadio dell'abbandono. Invece, il devoto animato da sentimenti amorosi per il Signore giunge all'estasi e infine sviluppa con intensità il sentimento di separazione da Lui. Questi sono alcuni degli aspetti del puro servizio di devozione offerto al Signore. Vediamo che, come Srila Prabhupada, questo è il primo canto, la prima cosa che ha scritto Srila Prabhupada prima di venire in Occidente, e incluso un sacco di tutta la filosofia Vaishnava, si è messo un po' tutto dentro, in questo primo canto. Secondo la Hari Bhakti Sudhodaya, le parole Itam Bhuta esprimono l'idea di felicità completa, in confronto all'oceano di felicità pura che nasce dalle visioni del Signore Supremo, la beatitudine spirituale che comporta la realizzazione del Brahman impersonale diventa paragonabile all'insignificante quantità d'acqua contenuto nell'orma del zoccolo di un vitello. Questo è il classico paragone, nel senso un oceano di felicità, di estasi spirituale e nostra relazione con Krishna, paragonata alla realizzazione del Brahman, invece in oceano l'acqua contenuta nello zoccolo di un vitello, che sono grandi così, altrimenti insignificante come quantità. La forma personale di Sri Krishna è infinitamente affascinante. C'è in essa ogni fascino, ogni felicità e ogni emozione o sentimento, rasa. Questo fascino è così potente che nessuno cambierebbe questa visione per tutti i piaceri materiali, i poteri yoga e la liberazione. Tale affermazione non ha bisogno di alcun argomento logico per sostenersi, ma aggiungiamo che è nella natura di ogni essere diventare affascinato dalle qualità del Signore Sri Krishna. E questo è il nostro obiettivo, di sviluppare questa attrazione per le qualità, la personalità, il nome di Krishna. Dobbiamo d'altra parte sapere e con certezza che la qualità del Signore non hanno nulla in comune con le qualità materiali, bensì sono pieni di felicità, conoscenza ed eternità. Le sue qualità sono innumerevoli e ogni essere si sente diversamente attratto da una o dall'altra di esse. Ognuno di noi abbiamo una relazione particolare, individuale, unico con Krishna. Le giovani gopi, da parte loro, subivano il fascino dell'aspetto fisico del Signore. E Rukmini, la prima regina di Krishna, Dwarka, era attratta dall'ascolto delle sue glorie. Sri Krishna attrae persino la mente della dea della fortuna. Le accade anche di affascinare la mente di tutte le ragazze e quella di donne mature, suscitando i loro sentimenti materni, e anche la mente degli uomini che si comportano con lui come servitori o amici. Il termine Hari contiene numerosi significati, ma in particolare indica che il Signore, designato con questo nome, distrugge per il suo devoto ogni cosa sfavorevole. Porta via tutte le cose non necessarie che ci ostacolano nel nostro cammino spirituale. Rapisce la sua mente e la riempie di puro amore spirituale per lui. Così se ne
Se nei momenti di profondo sconforto ci ricordiamo del Signore, diventeremo liberi da ogni sofferenza e angoscia. Ricordiamo questo. Se nei momenti di profondo sconforto ci ricordiamo del Signore, diventeremo liberi da ogni sofferenza e angoscia. Nostra Madhurikunda ha dimostrato questo molto bene con la sua conferenza l'altro sabato. È stato molto bello su questi punti. Gradualmente il Signore distrugge per il suo puro devoto tutti gli ostacoli che si ergono sulla via del servizio di devozione ed è allora che si manifesta il risultato della pratica delle nuove attività devozionali. Ascoltare ciò che riguarda il Signore, glorificarlo e così via. Cantare, ascoltare, ricordare, adorare la divinità, tutte le nuove pratiche di servizio azionario. Con le sue persone e i suoi attributi sublimi, il Signore esercita il potere del suo fascino su tutte le funzioni psicologiche del puro devoto. Il potere del suo fascino è talmente grande che il puro devoto non si sente mai attratto da nessuna delle quattro attività della religione: Dharma, Kama, Moksha, Dharma, Artha, Kama, Moksha, Dharma, rituali religiosi, Dharma, Artha, sviluppo economico, Kama, gratificazione dei sensi. E liberazione dalle energie materiali. Il devoto non trascende subito tutte queste quattro attività della religione. Tale è il carattere affascinante degli attributi trascendentali del Signore Sri Krishna. Se si aggiungono le parole cha e api agli altri nove elementi di questo verso, questo ultimo può prendere, secondo la grammatica sanscrita, sette differenti significati e si otterrà così un numero illimitato di interpretazioni. Con lo studio dei diversi elementi di questo verso potremo percepire un'infinità di queste qualità trascendentali di Sri Krishna che affascinano la mente di un puro devoto. Non ci sono limiti, no? Io so già tutto di Krishna, c'è un infinito di qualità, attività che possono affascinare la nostra mente, la nostra coscienza. Dobbiamo fare tante cose oggi, correre giù, e io chiudo qua anche se è un po' in anticipo, perché anche il prossimo verso è importante, è un po' lungo. Chiudo qua, ci vediamo tutti stasera, alle ore 19, o se qualcuno vuole venire prima a darci una mano. Cucina, preparazione, ben venga e per favore avvisaci subito della vostra presenza così possiamo vedere quanto cucinare, se no potrebbe restare senza passare. Jai Sri Ram Chandra Bhagavan Ki Jai Haribu.